agenzia delle dogane, guardia di finanza, polizia marittima e naturalmente amministrazione comunale. Da oggi sono aperti tutti gli accessi al porto, compreso il varco San Muzzo, così da decongestionare la pressione sul varco di Via America Mari, il principale ma anche quello dinanzi al cantiere dell'anello ferroviario che da due giorni ha iniziato la fase di avanzamento. Per questo motivo il Comune ha istituito il doppio senso di marcia su una delle due corsie, ordinanza che resta in vigore. L'intesa prevede il raddoppio del varco di Via Patti, utilizzato per i mezzi pesanti di Tirreni e Grimaldi. Il varco di via Cristoforo Colombo sarà aperto solo a partire dalle 7 del mattino, mentre durante le ore notturne sarà utilizzato il varco Santa Lucia. Tornerà quindi attivo il varco di via Mari, che sarà alleggerito dalle 17 alle 20:30 dalla nuova apertura del varco San Muzzo, che garantirà l'accesso ai veicoli dotati di pass o di biglietto d'imbarco. Oggi il Comune ha emanato la nuova ordinanza di regolamentazione stradale in via Crispi e nei prossimi giorni si procederà a posizionare la nuova segnaletica, che servirà a indirizzare i passeggeri diretti al porto, mitigando, si spera, i disagi per tutti, cittadini, automobilisti, autotrasportatori e turisti. Con l'apertura di 5 varchi su tutto l'ambito portuale attorno al porto, evidentemente sarà più facile l'accesso dei mezzi autorizzati dentro il porto di Palermo. Mi auguro che per prossimamente ci si possa sedere attorno a un tavolo insieme al Comune per vedere quali saranno i prossimi lavori attorno al porto di Palermo. L'autorità portuale si è messa a disposizione anche a fare la segnaletica di indicazione di accesso al porto, e in questa collaborazione invece il Comune di Palermo procederà alla collocazione di questa segnaletica, che in ogni caso concorderemo con l'ufficio traffico e con gli assessorati competenti. Suona la campanella per i quasi 755.000 alunni siciliani che da oggi fino al 9 giugno tornano sui banchi per l'inizio delle lezioni. Un nuovo anno scolastico che si apre con 9.000 studenti in meno e con almeno 5.000 cattedre vacanti che dovrebbero essere assegnate nelle prossime settimane. Poche le immissioni in ruolo, 435 sulle oltre 25.000 nazionali diversi gli incarichi annuali. A questi non si aggiungeranno i supplenti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, i precari, e con molta probabilità diversi lavoratori che fra tagli, riassegnazioni e trasferimenti rischiano di restare a casa senza occupazione. Insomma, primo giorno di scuola sì, ma in alcuni casi senza insegnanti, senza personale scolastico e senza aule, come per gli studenti del liceo Finocchiaro di Palermo. 13 classi, poco meno di 300 studenti, da quest'anno infatti non potranno più frequentare la succursale. Dirottati e con poco preavviso in un'altra scuola, l'istituto Einaudi, da questa mattina protestano e lamentano disagi. La struttura non sarebbe adeguata, dicono genitori e alunni, che armati di smartphone si sono trasformati in reporter. A preoccupare sarebbe soprattutto il traffico, la pericolosità nel tratto di Viale Michelangelo in cui si trova l'Einaudi, per questo chiedono una soluzione. Il problema principale è quello che praticamente dalla sede, qua dove tutti venivano qui alla sede, diciamo il Finocchiaro, i ragazzi per raggiungere questa scuola che si trova all'inizio di Via Michelangelo dovrebbero attraversare la rotonda di Via Lecce, che è molto pericolosa. Andare a scuola non deve essere, come si dice, un problema, una pericolosità, infatti, ma deve essere solo ed esclusivamente andare a scuola serenamente. Le fosse subito sono girate tra i ragazzi, l'abbiamo saputo nell'ultimo minuto, quando non c'era più opportunità di cambiare scuola, anche perché tutte le scuole ormai sono piene, quindi non c'è modo di fare nulla osta.